stazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con Le Buone Cure, trasmissione realizzata in collaborazione con l'ASLA di Piacenza. Questa sera parliamo delle malattie croniche polmonare. Inizio subito col presentarvi il nostro ospite in studio, è il dottor Cosimo Franco, che è direttore di pneumologia all'ospedale di Piacenza. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a voi. Allora, come dicevo, parleremo di malattie croniche polmonari e punteremo l'attenzione sull'asma e sulla BPCO. Allora, dottore, iniziamo subito con spiegare ai nostri telespettatori che cosa si intende esattamente con asma. L'asma bronchiale è una malattia cronica e quindi già il primo concetto di cronicità significa che è una malattia che si cura ma che non guarisce. È una malattia cronica delle vie aeree che molto spesso colpisce i pazienti allergici, ma non soltanto i pazienti allergici, e che si manifesta con tosse secca, stizzosa e dispnea. Dispnea significa affanno, mancanza d'aria, questo nelle fasi di crisi. Ma la tossettina secca, stizzosa, irritativa quando uno ride, quando uno cambia temperatura caldo-freddo, quando uno corre, quando uno si emoziona perché ha un esame, ha una prova importante, quella tossettina è già sintomo di malattia. Noi dobbiamo intercettare presto questi pazienti per evitare che poi a loro venga la crisi d'asma, cioè il fatto di fatica, molta fatica a respirare, angoscia, perché provare un affanno, provare fatica a respirare è veramente un episodio, un'esperienza molto brutta e i pazienti asmatici lo sanno molto bene. Quindi l'asma è una malattia cronica delle vie aeree, secondaria al fatto che nel bronco ci sono delle cellule infiammatorie che normalmente non ci sono e che può essere scatenata da tanti fattori, soprattutto, dicevamo, ma non soltanto, le allergie. Quindi nell'infanzia molti pazienti allergici che hanno in genere i sintomi delle allergie delle altre vie aeree, rinite, congiuntivite, poi durante la loro vita sviluppano la tosse. La tosse è l'asma. C'è sempre la manifestazione in età dell'infanzia oppure può manifestarsi anche più avanti? Ci sono, la stragrande maggioranza delle asme sono asme giovanili, però a volte ci sono le cosiddette asme dell'adulto, si chiamano asme intrinseche, cioè asme che non sono correlate alla classica allergia, asme che insorgono in età avanzata e che però devono far riflettere sull'eventuale evidenza di altre patologie che possono avere come sintomo l'asma ma non la malattia. Per esempio mi riferisco a eventuali patologie delle vie aeree, tipo il tumore del polmone, che può anche dare delle crisi d'asma, ma perché il bronco è stretto dal tumore, il tumore che insorge a una certa età, o l'asma da esercizio fisico, che insorge alla fine dello sforzo, e quindi non c'è una correlazione con l'allergia, l'asma da reflusso gastroesofageo, molto diffuso ma poco diagnosticato, e la presenza dell'acido del reflusso gastrico nelle alte vie aeree che provoca una difesa del bronco. Il bronco si stringe perché giustamente lui pensa che se si stringe ne passa di meno acido e quindi la stenosi, il restringimento del bronco provoca il cosiddetto fischio, il sibilo, e cioè l'asma. Ma in questo caso le medicine dell'asma non sono efficaci perché bisogna curare la causa, e cioè il reflusso. Quindi un asma che insorge tardivamente è spesso un asma un po' più difficile da trattare
e spesso dobbiamo porci la domanda se effettivamente c'è un'altra malattia lontana dai bronchi, vedi il reflusso, o nel bronco ma di natura non bella, neoplastica, che invece provoca il sintomo broncospasmo. Quali sono nel dettaglio quindi i fattori di rischio e i fattori scatenanti? Qualcuno l'ha già detto, sì. Se vogliamo fare il fattore di rischio più importante per quanto riguarda l'asma classica è l'allergia. In genere sono gli allergeni, si sanno quali sono i pollini, quindi gli allergeni, le allergie stagionali, quelle primaverili, tanto per intenderci, molto diffuse, in cui c'è un rapporto molto stretto tra la presenza nell'aria dell'allergene e il sintomo. Non lo so, in primavera cominci a starnutire, cominci ad avere prurito agli occhi e ti viene la tossettina perché ci sono le graminacee. Queste sono allergie stagionali. Poi ci sono allergie perenni, quelle presenti sempre, tutto l'anno, gli acari della polvere, classicamente, oppure i peli di animali domestici. Fra questi, ahimè, il gatto è quello molto diffuso. E liberarsi dal pelo del gatto nel proprio habitat è praticamente impossibile. Anche dando via il gatto, il pelo rimane nell'ambiente per moltissimi anni. Quindi ci sono molti bambini, su cui si vive un dramma familiare, allontanare il gatto dal bambino o dalla bambina significa perdere il compagno o l'amico di gioco, quindi può creare molti disagi, però a volte è necessario. Se effettivamente si riscontra alle prove allergologiche l'ipersensibilità verso il pelo degli animali domestici. Poi ci sono i cosiddetti inquinamenti indoor, cioè tutti quelli che si hanno dentro le mura domestiche. Possono essere il fumo dei genitori, che è fattore di rischio importante non soltanto per l'asma, ma che nel caso del bambino è un fumo passivo. Non è che faccia meno male del fumo attivo. Il fumo passivo nel paziente asmatico può scatenare crisi. Poi ci sono le infezioni, banali infezioni virali. In un bronco asmatico, quindi infiammato, la presenza di un virus, spesso sono virus delle respiratorie sinciziali, virus influenzali, in questa stagione ce ne sono tantissime, oppure virus parainfluenzali, che provocano una riacutizzazione della malattia asmatica, a volte molto violenta, se la stessa malattia non era precedentemente trattata. Noi normalmente la storia dell'asma è una storia un po' particolare, cioè paziente che arriva, molti arrivano in pronto soccorso senza avere mai assunto una terapia per l'asma. Dicevano sì, ogni tanto quando mi manca il fiato uso uno spray di un broncodilatatore che agisce subito, sto bene e poi non me ne preoccupo più. Ma questo non cura la malattia. È come quando uno ha la febbre, prende la tachipirina gli abbassa la temperatura per 4-6 ore, ma non stiamo curando la causa della febbre, stiamo curando il sintomo. Nell'asma spesso succede così. Quando il paziente sta bene tende non prendere più le medicine, perché ormai pensa che sia guarito, e invece non sa che purtroppo, come dicevo prima, questa è una malattia inguaribile. Inguaribile ma curabile, curabilissima, anche perché l'asma, colpendo spesso i giovani, è anche un fattore, è compatibile anche con l'attività sportiva. Noi abbiamo diversi atleti asmatici che fanno sport ad alto livello, a livello agonistico, che devono prendere le medicine e fanno la vita normale. Quindi la terapia dell'asma consente alla stragrande maggioranza delle persone di fare tutto quello che vogliono nella vita, purché la prendano. Quindi l'asma non può essere mai un disturbo che si possa curare con un farmaco al bisogno? Assolutamente no. Cioè, ci saranno i farmaci al bisogno che si utilizzano solamente dopo una congrua terapia. Il farmaco più importante dell'asma, essendo l'asma una malattia infiammatoria, è l'antinfiammatorio. L'antinfiammatorio locale, il più importante è il cortisone, dato per via inalatoria, quindi lo concentriamo quasi esclusivamente nelle vie aeree. Dobbiamo fare in modo che il paziente lo assuma bene, quindi è molto importante l'aspetto educazionale del paziente asmatico, insegnargli bene i vari bombolette, i vari spray, i vari nebulizzatori, ma soprattutto spray, perché essendo una malattia cronica il paziente deve farla bene e deve essere abbastanza rapida. Non possiamo ancora oggi tenere il paziente asmatico 3 volte al giorno a fare l'aerosol per 20 minuti. Lo farà solamente quando non respira, poi quando respira lo abbandona. Quindi la terapia deve essere semplice,
deve essere efficace, il paziente la assume e sta bene, e deve essere duratura. Ci sono delle linee guida mondiali, le linee guida GINA, un documento, vi ho portato anche le diapositive, lasciamo ai nostri telespettatori, proprio la slide in questo momento, ecco, che la vediamo, lasciamo anche in un indirizzo mail per andare, un indirizzo internet per andare a vedere esattamente gli argomenti, quali sono le terapie, quali sono, come si cura l'asma. C'è una sezione proprio dedicata ai pazienti in questo documento, un documento mondiale dell'OMS, in cui in tutto il mondo l'asma si cura in un certo modo. E di conseguenza i nostri telespettatori possono accedere a quell'indirizzo e andare a studiarsi bene, a leggere bene in modo ufficiale un documento serio, perché su internet questo purtroppo... Questo che ci dice è molto importante, è vero, internet può rivelarsi una trappola, dare informazioni del tutto sbagliate, quindi certo, è molto importante avere le fonti, quelle sicure, come questa che ci sta dicendo lei. Mi è capitato non più tardi di 10 giorni fa di curare una paziente, una grave crisi asmatica, tanto che è necessitato il ricovero e una rianimazione. Questa paziente era curata con l'omeopatia. Ora, l'asma, e quel documento lo dice abbastanza chiaramente, non si cura con l'omeopatia. La terapia dell'asma, noi abbiamo delle medicine estremamente efficaci che consentono ai ragazzi e anche agli adulti di fare una vita normale, praticamente di fare tutto quello che vogliono. C'è, a dire il vero, una piccola percentuale di pazienti, saranno un 10%, che sono i cosiddetti le asme severe. Cioè le asme che, nonostante la terapia medica, sia spray, sia compresse, che anche cortisone per via sistemico, non stanno bene. E questo significa perdita di giorni di lavoro, perdita di produttività, perdita di assenze a scuola. Questi pochi pazienti assorbono la stragrande maggioranza delle risorse per l'asma. Ed è su questi pochi pazienti, il 10%, che poi pochi, tanto pochi non sono, in quanto l'asma in Italia ha un'incidenza, una prevalenza del intorno al 5%, potrebbe essere anche sottostimato, se noi pensiamo al fatto della mia zona, nella mia città, che è Piacenza, che ha 100.000 abitanti, il 5% sarebbero 5.000 asmatici. Noi abbiamo, la nostra azienda ha, identifica i pazienti asmatici con un codice ben preciso, che è il codice 007, quindi è molto semplice andare a vedere se noi quanti pazienti asmatici curiamo, ed è assicuro che ci sono molti pazienti che sono in giro che hanno l'asma ma non sanno di averlo, e quindi quelli sono pazienti a rischio. Ancora peggio poi con la BPCO, poi ci spiegherà nella seconda certo parte di questa puntata. Io l'ho citata adesso, molti telespettatori sono sicura che non l'hanno nemmeno mai sentita. Poi ci spiegherà. Ma tornando all'asma, in cosa consiste esattamente il trattamento per curarla? Il trattamento per curarla consiste nel somministrare per via inalatoria, sotto forma di spray, di device, ci sono tanti prodotti in associazione, anche più farmaci messi in associazione fra di loro, proprio per fare in modo che l'aderenza, e tutte le malattie croniche hanno un grave problema di aderenza, perché se il paziente non assume le medicine automaticamente la malattia non è sotto controllo. Quindi noi oggi abbiamo delle terapie straordinarie per l'asma. Il farmaco più importante dell'asma è il cortisone per via inalatoria, che controlla l'infiammazione delle vie aeree, che riduce il rischio di riacutizzazioni e migliora la qualità della vita. A volte non basta soltanto il cortisone, ci serve anche un farmaco che apra i bronchi, perché come abbiamo detto prima, uno dei sintomi più importanti è il fischio, è il sibilo, cioè quando l'aria passa in un pertugio più stretto. Questo pertugio è il bronco, quindi ci serve un farmaco che quel bronco lo apra, i cosiddetti broncodilatatori. Quindi hanno messo insieme in un unico boccettino, in un unico spray, il cortisone per via inalatoria e il broncodilatatore, che fatti una o due volte al giorno consentono per 24 ore il controllo dei sintomi della malattia. Quindi la terapia cardine, probabilmente con un boccettino si può fare tutto, si può fare sia la terapia di fondo cosiddetta che la terapia in caso di emergenza. E la terapia in caso di emergenza per noi è molto importante, perché se il paziente la fa ogni tanto significa che tutto sommato la malattia è sotto controllo. Ma se il farmaco in più, il cosiddetto farmaco al bisogno, viene somministrato, lo fa spesso, significa che quel paziente ha la sua malattia non sotto controllo. Quindi bisogna intervenire prima
che arrivi in pronto soccorso, prima che arrivi che succeda la cosiddetta stato di male asmatico, quando cioè il paziente rischia anche di morire, perché purtroppo, pur essendo tutto sommato una malattia tranquilla, tutt'oggi si muore di asma ed è una cosa per noi inconcepibile, perché avendo le medicine per curarla non accettiamo che ci possa essere una mortalità per asma. Poi, ripeto, ci sono piccoli pazienti che purtroppo, nonostante tutte le terapie, non stanno bene lo stesso. E questi sono questi piccoli pazienti cui stanno usando dei farmaci straordinari, oserei dire, dei farmaci, sono degli anticorpi monoclonali, costano molto, però cambiano completamente la qualità della vita di queste persone. Queste persone sono persone, spesso ragazzi o ragazze, che devono assumere una quantità enorme di cortisone per bocca, con tutti gli effetti che può avere il cortisone a lungo termine su un ragazzo di 13, 14, 15 anni. Quindi, con tutti questi farmaci riducono fino ad annullare l'assunzione di cortisone per bocca, migliorano l'affanno e permettono a questi ragazzini e a tutta la loro famiglia, di svolgere una vita normale. Quindi sono farmaci straordinari, farmaci molto costosi, ma sicuramente il costo viene ammortizzato a lungo termine dal risparmio in costi cosiddetti indiretti, che poi sono quelli che incidono maggiormente nel costo del farmaco. Oggi siamo in un'epoca di spending review, bisogna fare i conti e sappiamo praticamente quanto pesa il costo della terapia dell'asma all'interno della spesa globale, pesa per un 20% circa, e quanto invece pesa il costo dei costi indiretti, cioè la perdita di produttività, l'assenza a scuola, l'assenza del lavoro dei genitori. E anche l'ospedalizzazione. Quindi nell'asma, a differenza di quell'altra malattia che andremo successivamente a trattare, nell'asma incidono molto di più i costi indiretti. Ecco, parlavamo dell'altra malattia, broncopneumopatia cronica ostruttiva. È stato fatto un sondaggio in cui si chiedeva alle persone se conoscevano le varie malattie, diabete, asma, tante altre, e in questo sondaggio all'ultimo posto è risultata questa malattia, la BPCO. Ecco, quindi ci spieghi lei sì, di cosa si tratta? Io sono venuto molto volentieri stasera da voi, perché spero che almeno i nostri ascoltatori alla fine di questa breve chiacchierata abbiano un'idea un po' più chiara di questa malattia. Come vedete, su 100 persone intervistate, a cui è stato somministrato un questionario sulla conoscenza delle più importanti malattie, quelle che, insomma, diabete, ipertensione, eccetera, la BPCO la conoscevano solo in 14. Ma su quelle 100 persone intervistate, probabilmente molto più di 14 avevano la malattia e non sapevano di averla. La BPCO, la broncopneumopatia cronica ostruttiva che dir si voglia, è un'emergenza sociale. È l'unica malattia che negli ultimi anni è incrementato come incidenza e prevalenza e la mortalità è in aumento. Da sola costituisce la terza causa di morte per tutte le malattie. Dopo tutti i tumori e dopo le malattie cardiovascolari c'è la BPCO. Da sola come causa di morte. Quindi è chiaro che tutti noi pneumologi che da anni andiamo a parlare con i medici di medicina generale e fra i nostri congressi di questa malattia e con i nostri amministratori che saranno costretti, ma già lo fanno, a modificare determinati atteggiamenti per quanto riguarda le strategie politiche e aziendali, questa malattia costituirà, secondo l'OMS, un'epidemia. Quindi nel 2020 sarà la terza causa di morte. Cos'è questa malattia? Quella che volgarmente un tempo si diceva enfisema, cioè la distruzione del polmone profondo, ma è solo un aspetto. Quindi la broncopatia cronico-ostruttiva considera tre sintomi. La tosse, tosse produttiva, mentre nell'asma c'era la tosse secca, stizzosa, irritativa, qua c'è catarro. Nella tosse produttiva, questa tosse produttiva ci deve essere almeno per 3 mesi negli ultimi 2 anni. Quindi io invito i nostri telespettatori, se poi fumano ancora maggiormente, a essere attenti, se negli ultimi 2 anni loro hanno avuto per 3 mesi di fila la tosse col catarro. Se l'hanno avuta, devono andare dal loro medico
e farsi prescrivere qualche accertamento. Per tre mesi di fila, 90 giorni consecutivi? Sì, per tre mesi nel giro degli ultimi due anni. Ok, in totale. Totali. Quindi questa malattia potrebbe essere soltanto sintomatica e si chiama bronchite cronica se non si accompagna alla perdita di fiato. Quindi se uno oltre alla tosse e al catarro c'è anche l'affanno, che poi è quel sintomo che peggiora in modo drammatico la qualità di vita, il fatto stesso che uno non riesce più a fare due piani di scale senza fermarsi prima, il fatto stesso che uno esce dal supermercato con due borse di spesa e si deve fermare dopo 50 metri, quindi una limitazione delle proprie attività, questa malattia, come dicevo prima, è molto sottodiagnosticata. Quando noi la cominciamo a curare, in genere si è perso più del 50% del fiato, perché è soltanto allora che la dispnea, che è quel sintomo invalidante che dicevo prima, impatta sulla storia naturale di questa malattia. Il paziente BPCO spesso fuma, anzi il fumo è il maggior fattore di rischio di questa malattia, per cui il paziente fumatore convive con la tosse e il catarro, non gli dà manco importanza la tosse e il catarro, è normale, dice fumo, ce l'ho, ma quando comincia ad avere l'affanno, in genere abbiamo perso più del 50% del fiato e è già tardi perché le nostre medicine riusciamo a far recuperare molto poco di quel 50% del fiato che ha perso. E se non smette di fumare, anche se noi lo curiamo, la malattia prosegue, va avanti indipendentemente dalle cure. Quindi molte persone pensano che curandosi possono continuare a fumare. Errore. Il fumo deve essere bandito, quindi la lotta al fumo deve essere una lotta senza quartiere. È anche vero che il fumo non dà soltanto la BPCO, ma il fumo dà tante altre malattie, malattie cardiovascolari e non ultima il tumore. Quello del polmone, purtroppo, è il cosiddetto big killer, da solo uccide più di tutti gli altri tumori messi insieme, quindi sia nell'uomo che nella donna. Nella donna purtroppo da quando, dal 1960, le donne hanno cominciato a fumare, hanno preso le brutte abitudini dei maschi, adesso ne pagano le conseguenze. Il tumore del polmone nella donna è in aumento e, ahimè, provoca più morti del tumore della mammella. L'incidenza, cioè il numero di tumori nella donna, è ancora, quello della mammella è ancora avanti rispetto al polmone, ma come mortalità il tumore del polmone è devastante. Più difficile da curare. È molto più difficile da curare. Ad altre neoplasie. Quindi il messaggio che deve passare in modo chiaro è che bisogna smettere di fumare. Oggi noi abbiamo dei farmaci eccellenti per smettere di fumare. È chiaro che tutte le aziende sanitarie si organizzano negli ambulatori per la lotta alla dissuasione dal fumo di tabacco e ci sono diverse strategie. Quella che va maggiormente di moda in questi ultimi periodi è la cosiddetta sigaretta elettronica. Probabilmente mi avrebbe fatto un'altra domanda sulla sigaretta elettronica. La comunità scientifica non ha le idee ancora molto chiare. Quasi tutte le società scientifiche pneumologiche, sia nazionali che internazionali, non accettano la sigaretta elettronica come modalità terapeutica per la dissuasione dal fumo. Ci sono farmaci che agiscono sicuramente. Noi non sappiamo molto bene tutto il processo quali quantitativo di produzione della sigaretta elettronica, in quanto non essendo farmaco non è sottoposto a tutti i controlli di qualità. Quindi non possiamo dire se a medio o lungo termine non abbia degli effetti collaterali. Ma sappiamo molto bene invece i farmaci, perché prima di essere messi in commercio i farmaci hanno almeno 7, 8, 10 anni di sperimentazioni cliniche, quindi sappiamo tutto dei farmaci. E ci sono dei farmaci associati chiaramente alla psicoterapia, associati a tutta la terapia educazionale, che portano in più del 40-45% dei casi le persone a smettere. Quindi lotta al fumo senza quartiere e poi terapia. Anche questo vale sia per questa lotta, sia per chi ha un tumore, come diceva lei, ma anche per chi ha l'asma o la BPCO, per tutte le malattie polmonari. Per il fumo va bene lottare per qualsiasi patologia, soprattutto le polmonari, soprattutto perché il fumo sarebbe il primo organo bersaglio, ma sappiamo perfettamente che il fumo incide, impatta pesantemente anche sulle malattie cardiovascolari, sui tumori dell'esofago, sul tumore dello stomaco, sul tumore della vescica, quindi su organi lontani all'inalazione, alle vie aeree.
Quindi lotta al fumo senza quartiere. Poi la diagnosi. Quindi siccome noi questa malattia è sottodiagnosticata, molto spesso la diagnosi viene fatta in modo empirico. Cioè uno fa i raggi al torace e il radiologo scrive segni di BPCO. Allora la diagnosi di BPCO si fa misurando il respiro, si fa con la spirometria. E anche questo è un esame molto poco chiesto, molto poco richiesto dai medici, soprattutto i medici di medicina generale, e molto poco chiesto dai pazienti. Se il livello di conoscenza della malattia è di 14 persone su 100, è ovvio che non possiamo manco sperare che il paziente chieda al proprio medico di fare la spirometria. Però, ci sono dei questionari semplici, pratici, in cui ci sono 5 domande, cui si deve rispondere con un sì o con un no, che possono essere compilate nell'ambulatorio del medico di medicina generale mentre si aspetta di essere visitate, in cui se una persona risponde a 3 domande con la sì, probabilmente quella persona potrebbe avere la BPCO. Queste domande le vedete adesso in sovrimpressione. Hai tosse e catarro frequentemente? Sì, no. Fai fatica a respirare rispetto ai tuoi coetanei? Sì, no. Hai limitato l'attività fisica per questo? Sì, no. Hai più di 40 anni? Sì, no. Sei un fumatore o lo sei stato? Ecco, bastano 3 sì a queste semplici 5 domande per poter porre il sospetto di poter avere questa malattia. E quindi se uno risponde a casa a 3 sì, è autorizzato ad andare dal proprio medico di medicina generale e a farsi prescrivere o la spirometria o una visita pneumologica. Come si tratta questa malattia, quella di cui stavamo parlando, la BPCO? Mentre per quanto riguarda l'asma, abbiamo detto prima, il farmaco più importante è il cortisone per via inalatoria, nella BPCO non è così. Nella BPCO il farmaco più importante sono i broncodilatatori. Cioè qua bisogna aprire i bronchi e fare in modo che quell'aria che normalmente viene intrappolata nelle vie aeree a seguito delle alterazioni anatomiche e funzionale, cui io non ho parlato, del polmone, il paziente deve buttarla fuori. Quindi, come diciamo noi, deve ridurre la quantità di aria intratoracica, il volume di gas intratoracico. Riducendo la quantità di aria intratoracica, quindi sgonfiando il torace, si riduce l'affanno. E questo, riducendosi l'affanno, fa sì che il paziente riesca a fare un po' più di attività fisica. Se fa un po' più di attività fisica, leggesi riabilitazione, migliora la qualità della vita, migliora il tono dell'umore, si riduce la depressione, perché la BPCO ha tante cosiddette comorbidità. Io racconto sempre, quando parlo con gli altri colleghi, racconto sempre la storia di vita vissuta, perché poi parlando degli esempi clinici molto salta all'occhio subito qual è poi il nocciolo del problema. C'erano la cosiddetta storia dei 4 amici al bar, c'erano 4 amici che giocavano al bar a carte, avevano affittato un'ora di carte, dalle 2 alle 3, e uno di questi abitava a 500 metri dal bar. Il problema è che aveva la BPCO. Peggiorando la sua ostruzione bronchiale, arrivava sempre con qualche minuto di ritardo a giocare a carte, fino a quando non l'hanno sostituito. Non potevano aspettare perdere un quarto d'ora di gioco. E sostituendolo questo paziente si è depresso, quindi è stato a casa, non usciva più da casa, è aumentato di peso, l'aumento del peso riduce la quantità del torace, di aria del torace, si deprime, quindi la malattia polmonare esce dal torace e diventa sistemica. Quindi non è più una malattia legata ai bronchi, ma diventa una malattia sistemica. Osteoporosi, depressione, anemia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante trattare rapidamente la BPCO con i nostri farmaci, e in questo periodo stiamo vivendo un periodo di esaltazione farmacologica. Sono molte molecole. Noi dovremo sperimentare diverse di queste molecole che permetteranno al paziente innanzitutto di aderire, come dice questa diapositiva che vi ho portato, perché il farmaco non funziona se non viene preso. È il problema delle malattie croniche, dell'adesione alla terapia, ce l'hanno tutti. Se noi riuscissimo a mettere in pochi, in una, massimo 2 boccettini, tutte le nostre cure per la BPCO, siamo sicuri che questo malato, che fra le altre cose non avrà soltanto la BPCO, ma avrà tante altre medicine da assumere quotidianamente, ne assuma più volentieri o più facilmente anche le nostre.
Benissimo, grazie al professor dottor Cosimo Franco per essere stato con noi, per averci dato queste informazioni molto utili. Sono sicura che tanti telespettatori le utilizzeranno per la propria salute. Io in chiusura vi ricordo l'appuntamento con Quindicinale con le buone cure. Grazie di nuovo a lei grazie per essere a voi. Stato con noi. Buona serata e buon proseguimento. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.